tutto sembra impossibile finché non viene realizzato. La vita è sempre pronta a sorprenderti e a portarti dove non ti aspetti. Maria. Oi Marco, vengo con te a San Francisco. Una bella avventura, no? Puoi andarci insieme, chi l'avrebbe detto? Infatti. Mi ha detto Vulcano che possiamo stare la prima settimana da questi suoi amici. Are you roommates? Oh yeah, we're a special kind of roommates. Ha detto che sono froci. Sta zitto. Yeah, we are froci. Capisco un poco di italiano. Ma all'inizio. Sono dei pervertiti. Non ci posso credere che l'hai detto. Sai che c'è, non me ne frega niente di quello che pensi di me. Do you think you're happy? Like down deep, truly happy? Vuoi sapere il mio segreto? Come fai a mentirmi in faccia? Almeno adesso so cosa vuol dire un orgasmo. Maria, avevamo detto che saremmo andati ognuno per la propria strada. Cioè, non posso credere che mi stai mollando qua. Quando smetti di contarli, i giorni iniziano a volare. Io vi voglio veramente bene. Tutto era così perfettamente imperfetto. E quei pochi centimetri di imperfezione erano la cosa che ci faceva sentire completi e felici. Summertime's gone, airplanes are flying, lovers are lying, memories burn. Lo sai, io vorrei restare qui per sempre. It's full of life. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobot, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Beh, voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Tieni pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità. Ciao!